Si è svolta il 9 agosto una giornata di controlli straordinari denominata Summer Clean Station presso 10 delle principali stazioni nazionali. L'operazione ad alto impatto nelle scale ferroviarie relative adiacenze è stata disposta dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, per innalzare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie, anche alla luce del maggior afflusso durante il periodo estivo. In campo, a Torino, personale della Questura e della Polizia Ferroviaria, con il supporto dell'unità cinofile e l'impiego di tecnologie all'avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione, con lettura ottica dei documenti e metal detector per le verifiche sui bagagli. Coinvolti anche gli enti locali nell'Action Day finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità e attività abusiva nelle stazioni dintorni. Complessivamente a Torino Porta Nuova la Polizia di Stato ha impegnato 50 operatori con personale dei commissariati Centro e Barriera Nizza del compartimento Polfer, personale articolato in 12 pattuglie sia in uniforme che di polizia giudiziaria in abiti civili, nonché contingenti del reparto mobile. I controlli si sono estesi anche alle zone prospicenti con particolare attenzione per via Nizza, via Sacchi, piazza Carlo Felice e circostanti portici e si sono protratti per tutta la giornata. Il controllo capillare, ma comunque sempre discreto e non invasivo, del flusso di persone in ingresso e uscita dalla struttura ferroviaria, metropolitana e adiacenze, ha portato all'identificazione di 158 persone, di cui 51 extracomunitari e 10 comunitari. Un allontanamento in base alla recente normativa sulla DASPO urbano, mentre un sedicente cittadino della Bosnia Erzegovina dal campo nomadi in stato aeroporto è stato denunciato perché non ottemperante al recente ordine del questore di lasciare il territorio nazionale ed un cittadino nigeriano è stato accompagnato negli uffici Polfer per essere meglio identificato. Prosegue la vigilanza della Polizia di Stato anche con i servizi straordinari delle stazioni e aree adiacenti, oltre che a bordo treno, visto l'incremento del flusso di viaggiatori in partenza per le località di villeggiatura e i numerosi turisti che raggiungono le città d'arte e svago al fine di contrastare ogni forma di illegalità ed abusivismo, inibitenti la libera fruibilità del trasporto ferroviario e innalzare negli utenti del servizio ferroviario la soglia di sicurezza percepita grazie a una presenza visibile, tangibile e efficace a livello operativo degli operatori di polizia.